Siamo questa sera al centro giovanile per la conclusione di questo progetto importantissimo, che è un progetto, diciamo, che è allargato a tutti i bambini di Vizzini. Sì. Da dove nasce questo progetto e quali sono le finalità? Allora, questo progetto è nato quest'anno a gennaio, un'iniziativa insieme con mio marito, con le ACLI, e ho iniziato a buttarla là con 2 o 3 bambini un giorno alla settimana, fin quando dopo sono arrivata a farlo tutti i giorni. È quasi un anno che sto collaborando con le mie ragazze. Cosa hanno preparato? Io ho fatto già, ci sono viste un po' di immagini. Quali sono gli oggetti che hanno preparato? Allora, hanno preparato delle sciarpe, tutte fatte a maglia, hanno preparato delle pantofole per casa, borse, e tappetini sotto pentola, e cestini e guanti. C'è anche un bellissimo presepe, abbiamo visto prima. Sì, quel presepe lì l'ho fatto io tanti anni, tutto a punto croce. Ho capito. Quello lì è un lavoro mio personale. Le finalità di questo progetto sono quelle di insegnare a... Insegnare, dato che si sta perdendo tanto, lo voglio riportarlo ancora in vigore questo lavoro. Progetto futuro? Progetto futuro sarebbe da prepararci per la sagra di Vizzini, per la sagra della ricotta. Insieme con le mie ragazze. Cosa ti ha colpito? Grazie. Come ti chiami? Morena. Cosa ti ha colpito di questo progetto? Cosa ti è piaciuto in particolare fare? Le sciarpe, tutto, perché è una cosa che abbiamo fatto tutti insieme. È stato difficile? No. È stata brava? Sì, è stata brava abbastanza. Questo progetto parte con le ACLI. Sì. Quindi le ACLI non è solo CAF e patronato, ma è anche iniziative sociali. Sociale per i giovani. Nasce dall'idea del sociale per i bambini, in modo sia bambini piccoli, grandi, i quali io promuovo il calcio dei giovani, i quali quest'anno siamo stati Trapani, Palermo a vincere i tornei di ACLI, tutto promosso dalle ACLI provinciali, nazionali e regionali. Dopodiché facciamo centro estivo per l'estate per tenere i bambini anche insieme nella natura e così via. E poi queste iniziative che ho coinvolto la moglie per far sì che fanno non solo creatività di cose, ma anche stare insieme. E questi mestieri che si stanno man mano perdendo, una volta c'era la massa come si diceva, ora si è perso questo. Allora portiamo in un centro di Vizzini, che è un bellissimo locale qua dei giovani, dove facciamo queste attività che le bambine le teniamo impegnate, si insegnano e rimarrà un ricordo nel loro futuro e nel loro avvenire. Quindi diciamo che è il non far perdere l'artigianato e la manualità, perché effettivamente ormai oggi sono tutti fissati con questi telefonini e computer. Esatto, così li togliamo sia di questi computer, di questo, e diamo la creatività. Come una volta noi andavamo a crearci le cose per giocare, non tutti questi giocattoli plastificati, per dire, così. Cose della natura e cose per loro. Non solo questo, ma la solidarietà, che poi stanno insieme. Si scambiano, si conoscono, non solo la scuola dà un'educazione. Qua sono altri tipi di educazione, in famiglia è un'educazione, cioè il sociale fa questo. L'ACLI di Vizzini. L'ACLI di Vizzini cosa offre ai suoi associati o a chi viene nella vostra sede? Offre molte parliamo di CAF, facciamo servizio di assistenza fiscale, fiscale, parliamo di patronato, facciamo disoccupazione, facciamo invalidità, facciamo pensioni, cioè offre come servizio di patronato, offre questo. Poi noi facciamo. Gli faccio un esempio. Siccome lei è stato molti anni all'estero. Sì. E a Vizzini è un paese, insomma, dove abbiamo avuto molti emigranti. Quindi può capitare che magari qualcuno rientra nella terra natale e ha bisogno di sbrigare qualche documento. Con l'ACLI si può fare questo? Con le ACLI si può fare, perché noi le ACLI siamo in tutto il mondo. Quindi abbiamo un logo, no, dove dice.
associazioni cristiani, cattolici, lavoratori italiani e internazionali. Che questo significa che noi in tutto il territorio nazionale e internazionale siamo presenti a sbrigare tutte le pratiche, tutte le difficoltà dei cittadini, sia nazionale e non nazionale. Noi facciamo golf per i badanti, facciamo per gli emigrati, abbiamo gli sportelli in tutte le sedi, quindi quando viene un immigrato al proprio paese, perché c'è qua a Vizzine, c'è a Catania, e si reca nelle nostre sedi, è come se si sta recando nella sede dove ha fatto l'emigrante. Che noi abbiamo dei sistemi che ci colleghiamo e interagiamo con la sede del paese dove era lui. L'amministrazione comunale come ha sposato questo vostro progetto? Ah, molto bene, benissimo, anzi io devo ringraziare il sindaco veramente per la sua disponibilità, per quello che fa per tutti i giovani, per quello che fa per questo paese. Io vedo che questo sindaco veramente, per la mia personalità, si dà molto da fare, ama i giovani e ci piace essere circondato da giovani, perché sa che i giovani sono il nostro futuro, non le cose prima. Quindi io sono molto contento che questo sindaco sposa bene queste finità di cose. Quindi, tanti problemi. Sicuramente anche per il prossimo anno, quindi questo progetto verrà, come dire, riconfermato e forse anche ampliato. Sicuramente, sì. Perché la prima esperienza ha dato di questi risultati e quindi speriamo che si allarga ancora in più. Io devo ringraziare anche che ho avuto la collaborazione delle mamme, delle mie ragazze, che un applauso va anche a loro. Noi abbiamo visto prima nelle immagini che c'è un bel banchetto pronto, sì, ma sono tutte cose che ha preparato lei? No, le mamme delle mie ragazze sono, e io devo dire grazie anche a loro che mi hanno veramente aiutato tantissimo, devo dire grazie anche a loro. Sindaco, siamo qui dopo un anno di attività di questi bambini assieme all'organizzazione dell'AGLI. Questo progetto, io già ho intervistato prima ai responsabili, quale finalità ha e il futuro di questo progetto? Beh, le finalità già lo potete constatare, la straordinaria capacità di queste bambine con i loro prodotti finali e testimonianza di grande capacità, di entusiasmo, di interesse verso anche l'arte del ricamo, del cucito, verso quella capacità che hanno dimostrato di occupare il proprio tempo investendo sul proprio futuro. E la qualità, io ero meravigliato poco fa di vedere la qualità del loro prodotto, che ovviamente sono tutte straordinarie bambine, che hanno realizzato dei testimoniano veramente una grande speranza per il futuro, cosa che oggi ne abbiamo tanto di bisogno, grazie all'impegno di anche una brava insegnante che ci mette non solo la professione ma anche il cuore, anche il suo temperamento per far sì che questi ragazzi dopo il momento giusto di scuola abbiano anche un momento di laboratorio insieme, stare insieme, creare delle cose per gli altri e farle di ottima qualità. Credo che siano delle cose ora vi faccio una osservazione, non da sindaco ma da genitore. Tu sei genitore, ringraziando Dio. Questi bambini tendono molte volte a isolarsi e a giocare con questi tablet, smartphone e tutto. Questo tipo di attività aiutano forse a fare gruppo e a non farli cadere, diciamo, in questo isolamento della nuova tecnologia? Ma guarda, la risposta sarebbe scontata, perché la tecnologia è fondamentale nel nuovo millennio, è uno strumento importante, ma per certi versi ha disgregato, socialmente disgregato. Credo che il laboratorio di cui hanno bisogno i bambini è quello delle relazioni umane, quello del contatto, del tatto, del vedersi, di verificare, di commettere anche degli errori, di riprendersi e per poi alla fine avere una qualità veramente eccellente. Sono fortemente meravigliato e contento, soddisfatto, perché ci sono delle capacità. Proprio oggi, in cui si sta cercando di reinvestire
nell'arte della mano, della cultura, del creare, eccetera. Non a caso domani vi invito a essere presenti, proprio inaugureremo il percorso dell'Accademia dei Saperi della Mano, che si farà a Vizzini, e credo che loro sono i candidati, utenti, beneficiari di questo nuovo percorso che dà una speranza per la nostra terra, di esempio anche per gli altri. E sono veramente contento. Grazie bambini, che state dando una dimostrazione di impegno che spesso gli adulti non hanno. E quindi questa è una bella scuola di insegnamento. E sono contento per voi, per i vostri genitori, ma sono orgoglioso anche da genitore prima e da sindaco dopo. Perché ci sono un gruppo di 9-10 ragazzi, 10 bambine che vanno a scuola regolarmente, che vivono la loro famiglia, ma vivono un momento di aggregazione, non perdendo il loro tempo, ma creando una qualità di prodotti che possa essere utile anche agli altri. E sono contento. Bravi. Dalle tue parole mi sembra di capire che il progetto verrà riconfermato anche per il prossimo anno. Assolutamente sì. Forse anche ampliato. Implementato, perché qui la tenacia è fondamentale. E lei ha dimostrato di averne tanta, molta pazienza. Una società che ha bisogno di ricostruire passo dopo passo elementi e valori fondamentali. Penso che questo è un bel esempio. E dobbiamo continuare su questa strada, grazie all'insegnante, alle ACLI che si impegnano nel sociale. Ovviamente tutto questo è volontariato e quindi ci mettono anche di proprio i genitori, loro. E guardate che investire sul proprio futuro è il messaggio che spesso dovrebbe arrivare anche ad altri. E su questo percorso ci vedrete insieme. Noi per quello che possiamo lo accompagneremo, questo nuovo modo di vivere la vita. Questa è l'occasione anche per fare gli auguri di Natale, e credo che il miglior augurio possa venire, lo diciamo ancora alla città, un bel augurio di buon Natale a tutti, di serenità, di pace. Lo diciamo tutto a tre? 1, 2, 3. Auguri di buon Natale. Siamo qui a Vizzini con il presidente delle ACLI provinciali, giusto? Di Catania. Questa iniziativa è un'iniziativa lodevole. Silenzio? Beh, sicuramente sì. Faccio infatti i complimenti a Giuseppe, che è il presidente di circolo delle ACLI di Vizzini, che è riuscito a mettere insieme gioia, la gioia dei bambini, quindi la capacità anche di far esprimere i più piccoli in un momento che è il Natale, in occasione del Natale. E questo può creare anche opportunità di sviluppo, crea opportunità di sviluppo sicuramente in una cittadina come quella di Vizzini, anche riscoprendo soprattutto i vecchi, gli antichi mestieri, che appunto possono essere le antiche tradizioni, e trasmettere queste vecchie tradizioni, queste antiche tradizione ai bambini, credo che sia la cosa fondamentale. Questo fa sì che lo scambio intergenerazionale sia fondamentale, soprattutto in una città come quella di Vizzini, dove la storia insegna che le nostre anche tradizioni, la storia di Vizzini. Quindi faccio ovviamente i complimenti nuovamente a Giuseppe, che è riuscito a mettere insieme tutte queste bimbe a cui hanno insegnato delle cose sicuramente importanti, quali dei valori della nostra Sicilia. Questa è un'iniziativa, diciamo, individuale delle ACLI di Vizzini. Sì. Ma un po' tutte fanno qualcosa anche negli altri paesi? La nostra mission sociale, ovviamente, è quella di promuovere, fare promozione sociale, soprattutto nel periodo di Natale. Organizziamo diverse iniziative di solidarietà, iniziative appunto di aggregazione. Un complimento al caro Giuseppe Todoro per essere una risorsa sia per le ACLI di Catania e sia per il comune di Vizzini. Grazie Giuseppe, a noi